C'è chi ha scommesso sulla ripartenza. È Veronese una delle aziende che a livello internazionale sta realizzando barriere di protezione per banconi, tavoli per la mensa, uffici, sportelli per il pubblico di ogni genere. La Samo, che ha sede a Bonavigo e altri stabilimenti nel Veronese, fa parte di un gruppo da quasi 500 dipendenti per un fatturato che tocca i 100 milioni di euro. Il core business sono i box doccia, l'arredo bagno e gli accessori. Se i dispenser prodotti per il sapone sono stati riconvertiti per il gel igienizzante, la creatività del gruppo ha in pochi giorni convertito la produzione. Dove si realizzavano 2000 box doccia al giorno, ora si è affiancata la produzione di questi dispositivi. Ci ha permesso di interrompere la cassa integrazione. Una cosa stranissima perché il nostro gruppo è stato fondato più di 60 anni fa da mio padre e in tutta la sua storia non ha mai ricorso alla cassa integrazione. Per la prima volta, dunque, c'è voluta una crisi che ha portato più di 30.000 morti solo in Italia per farci chiudere, abbiamo dovuto chiudere e nostro malgrado siamo riusciti però a poter riaprire con questo prodotto. Quindi una cassa integrazione breve per i nostri dipendenti che sono potuti tornare al lavoro. Non è mancata l'inventiva veneta nel creare la barriera Passa Spritz per consentire ai baristi di consegnare il cocktail ai clienti. La nuova produzione proseguirà affiancando quella tradizionale, fortunatamente in ripresa, ma usando la stessa tecnologia. I materiali sono gli stessi utilizzati per la costruzione di box doccia: vetro temperato piuttosto che in acrilico, polistirene e profili in alluminio verniciato di qualsiasi colore si voglia. E abbiamo la possibilità di realizzare qualsiasi progetto su misura. Le barriere di protezione made in Verona sono molto richieste nei vari paesi dove si sta pianificando la ripartenza in sicurezza dopo il picco della pandemia. I grandi mercati francese, italiano, molte richieste anche, devo dire, da quello spagnolo e stranamente poche dal mercato tedesco e solamente di lusso.